Ciao ragazzi, bentornati nel mio salotto. Oggi parliamo del WAMI. Continuare come sempre vi consiglio di iscrivervi al canale e in descrizione come sempre ci sono Instagram e Telegram, seguitemi anche lì. So di essermi fatto prendere un po' la mano, però ho voluto davvero spremere il pedale e sono andato a finire in territorio dance, elettronico o qualcosa del genere. In pratica come funziona questo pedale, che tra l'altro io non posseggo grazie a Enrico che me l'hai prestato? Dicevo, come funziona? Di fatto è un octaver con però la possibilità di controllare l'ottava appunto direttamente dal pedale d'espressione. Figo perché tra l'altro non fa solo un'ottava, fa volendo due ottave in su, due ottave in giù, un'ottava in su, un'ottava in giù, fa il dive bomb e poi fa tutta una serie di armonie, quinte con le quarte, quarta con la terza, seconda insomma di cosa andate a selezionare direttamente a seconda di quello che andate a selezionare direttamente sul pedale. Chi è che l'ha fatto diventare veramente famoso? Secondo me i nomi sono due. Uno è, basta, io non ce la faccio più, lo sto nominando sempre. Uno è Gilmour e l'altro è? E l'altro è Tom Morello. Dunque, l'hanno utilizzato in maniera molto molto differente. Gilmour lo utilizzava di fatto come un'estensione dei bending, esagerandoli. Mentre Morello ci faceva veramente le cose pazze, tipo ci potete fare il DJ che screccia e robe di questo tipo. Ce ne sono tante versioni, in realtà non saprei dirvi esattamente cosa cambia perché questa è l'unica che ho provato. Però detto questo, questo credo che sia una versione 5. Ditemelo voi, scrivetemelo nei commenti se ho ragione o torto, 4 o 5, non mi ricordo più. Vabbè, insomma, è la versione classica che si trova a un centinaio di euro usata su mercatino, per intenderci. Grande particolarità che però mi ero dimenticato di citare è che si può controllare via MIDI, per cui voi potete andare a dirgli alza, abbassa, aggiungi la quinta, togli la quinta, alza in su, tutto via MIDI. Cioè, in pratica voi non dovete più premere, fate soltanto una nota e questa muove. Un po' quello che succede all'inizio di Map of the Problematic dei News. Se non lo conoscete vi metto il link in descrizione, così sentite tutta la parte iniziale è fatta con il WAMI che viene controllato poi via MIDI, appunto, fighissimo. Unica pecca che ho trovato tutto il pedale è lo switch, perché nel momento in cui voi avete il pedale, per esempio, che non è completamente chiuso ma è un pochino verso, diciamo, la punta, voi andate a premere e il pedale entra automaticamente in azione. È una cosa che magari volete fare in quel momento, però non è detto, quindi dovete stare attenti a chiudere completamente il pedale ogni volta, di modo da partire da zero, se poi è quello che volete. E effettivamente l'altra cosa, occhio, perché rischia di non arrivare sempre fino in fondo se non premete bene. Questo probabilmente è un discorso di gioco del pedale stesso, però detto questo, con un po' di attenzione e un pochino di abitudine secondo me ci si abitua, appunto, e non crea problemi. Vi lascio i clip della canzone che avete sentito all'inizio. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, commentate e ditemi se vi piace o no questo pedale, se lo utilizzate in pedaliera. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi a Instagram, seguitemi su Telegram, bla bla bla, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!